Cari ragazzi, buongiorno. Oggi voglio praticamente parlarvi di questo progetto che sarebbe il magazzino H24. E, in sostanza, praticamente un nostro membro dovrà rimanere scudato a vita, in sostanza. Quindi, che cosa succede? Dovrà attivare giornalmente uno scudo da 24 ore. Allora, sappiamo benissimo che uno scudo 24 ore purtroppo costa la bellezza di 1000 gemme. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando nella nostra gilda più donatori possibili in modo tale da poter aiutare, diciamo, questa persona che fa lo scudo a rimanere per sempre scudata. Allora, in sostanza vi voglio ricordare che per poter donare semplicissimamente bisogna aver acquistato almeno un pacchetto da 100 euro, quindi aver comprato un pacco oro. Adesso vi faccio vedere se ce n'è qualcuno disponibile in modo tale da farvi capire. Vabbè, adesso qui ho una valuta praticamente assurda perché sto giocando da PC. Immaginiamo di acquistare il pacchetto del campione per farvi un esempio. Quello costa 99 euro, quindi dal momento in cui si compra quel pacchetto si ha praticamente la possibilità per donare. Oppure chi ha sbloccato Colosso Epico, quindi ce l'ha oro, sicuramente avrà speso avrà comprato il pacchetto da 100 euro. È possibile sbloccare il livello del dono anche comprando pacchetti progressivi, qualsiasi pacchetto progressivo. Quindi in sostanza basta soltanto aver acquistato un pacchetto da 99 euro. Allora, se voi non lo sapete, potete benissimo andare praticamente sotto i membri, praticamente da gestisci apparirà questo dono. Adesso per farvi un esempio proverò a donare un acceleratore da 1 minuto, anzi voglio donarlo al nostro carissimo amico El Califfo, che veramente è l'uomo spam di questi cazzo di pacchetti. Allora, andiamo subito a donarlo, vado un po' veloce, non vi faccio perdere tempo. Ok, ho donato il mio pacchettino. Allora, tornando a noi, al nostro magazzino H24. Allora, donando praticamente, facciamo un'ipotesi che noi siamo in 15 donatori, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in 15 donatori per scudare questa persona, diciamo per sempre, ci costerebbe praticamente 2000 gemme al mese, cioè alla fine è una donazione abbastanza ridicola. Allora, lo scopo di avere il magazzino H24 praticamente è questo. Allora, purtroppo siamo arrivati in un momento dove le richieste di oro sono assurde, nel senso che tutti quanti stanno facendo delle ricerche. Voglio dire, abbastanza imbarazzanti dalla richiesta di oro. E che cosa succede? Succede che facciamo fatica ad arrivarci. Adesso vi faccio vedere qualche ricerca, giusto per farvi capire. Come potete vedere, 32 milioni di oro. Queste qui sono assurde. Praticamente ci richiedono 100 milioni di oro. La nostra gilda, praticamente, se vi faccio vedere la classifica. In base alla potenza siamo tutti belli alti, quindi tutti quanti abbiamo bisogno di oro. E per forza di cosa, i nostri cavò sono limitati, quindi possiamo proteggere fino a 3 milioni e mezzo, 4 milioni di oro. E purtroppo ci serve un magazzino. Allora, intanto avendo un magazzino, diciamo H24, le risorse sarebbero gestite abbastanza meglio, nel senso che intanto potremmo fare cioè potremmo praticamente andare a chiedere quali sono le risorse più critiche, quindi che ne so, fare dei depositi magari da 50 milioni a risorsa piuttosto che da 100 milioni a risorsa. Poi si avrebbe il vantaggio che quando siamo sotto attacco, intanto i nostri nemici non troverebbero assolutamente niente, o comunque troverebbero risorse limitate. Si avrebbe praticamente meno da aspettare per quanto riguarda le richieste dei nostri giocatori, perché se un nostro giocatore nel momento chiede, devo costruire questo, mi servono 10 milioni di risorsa per tipo, avendo un magazzino praticamente subito abbiamo questa risorsa disponibile e subito gliela si può dare, quindi si risparmierebbero anche scudi dall'altra parte.
si potrebbero fare delle alleanze, tra virgolette, con Pizzo, nel senso che molte alleanze forti comunque richiedono un quantitativo di risorse. Quindi noi, avendo comunque un magazzino, potremmo sapere o prevedere quello che comunque ci entra diciamo nelle casse, in modo tale da determinare e decidere se prendere delle alleanze oppure no. Noi abbiamo tre gilde in sostanza. Potremmo andare, anzi sicuramente andremo nella Gilda 2 e nella Gilda 3 a racimolare le risorse, cioè a prendere risorse anche da loro, in modo tale che stessa cosa con loro, praticamente andremo a ridurre quelli che sono i saccheggi, perché comunque, come benissimo sappiamo, purtroppo la maggior parte di questi saccheggi sono proprio scaturiti dal fatto che la gente necessita di oro. Noi siamo un alveare, come potete vedere, immenso, quindi è facile venire a prendere risorse, sostanzialmente ci serve un metodo per proteggerle. È chiaro che poi avremo anche sotto controllo le persone che donano e non donano, quindi sicuramente quelli che fanno più un gioco per i fatti loro alla lunga potrebbero venire allontanati. Avremo più la base, diciamo, compatta, nel senso che per avere risorse, caricare e scaricare, alla fine bisogna stare in base. Diciamo che i vantaggi sono innumerevoli. Poi comunque, ripeto, siamo una gilda che stiamo crescendo veramente tanto e abbiamo bisogno di strutture. Abbiamo bisogno di gente che versi queste risorse e abbiamo bisogno di una rete economica che funziona. Ma penso di aver detto tutto. Se ci fossero delle cose, lasciate un commento, cercherò di rispondervi. E questa è in sostanza l'idea di base. Se il video vi è piaciuto, un like e alla prossima!